Ricordi la canzone di Frichi Frachi? Frichi frachi, frichi fra, frichi frachi, frichi fra. Tugu di dinga, tugu di tun, chicka di frichi frachi, frichi fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, frichi frachi è lo show tuo preferito. Tutti vogliono vedere il frichi perché senza un frachi non ci sono gli show. No, ma il primo Freaky Fracky mi sa che era tipo Freaky Fracky, Freaky Fracky Show. Era tipo una cosa del genere. Freaky Fracky Show, Freaky Fracky. Comunque, oggi parleremo dell'importanza di portare le scarpe. Le scarpe sono un involucro coagulante. C'è un video con la tua zampetta che ho fatto. Chiamo, immagino 6 miliardi di visualizzazioni. Ho fatto proprio scalpore. Hanno mandato... Ma vedi che ce l'ho sempre. Nelle ultime 48 ore qualcuno l'ha visto sempre. Il video con il... con il lato zambetta. Magari sei il lato zambetta fortunato. Guarda come è sexy. La zambetta fortunata. Tipo la zampetta di conigliera. La zambetta fortunata. Non lo so. C'era la zampetta di qualcosa, che di qualche animale, che dicevano portava fortuna. Forse quella del treppiedi. Cos'è? Che animale? Comunque, in realtà questo video è una interpretazione dell'azione, nel senso non forzatamente nell'essenza. La tristezza e la solitudine. Due. La vendetta. La vendemmia. La percezione dell'essere. Ciò che succede è ciò che vedi, ma ciò che vedi è ciò che succede? E questa è una domanda a cui potremmo fare se solo non ci fosse quel buco. In realtà c'è quel buco, e quindi cosa mai ci vorrà nascondere quel buco? Forse è un portale extraurbano. La vera domanda che dobbiamo chiederci è: ma come facevano i Beatles? Ehi, Beatles! Ma tu lo sai? Che se non lo sai, forse lo sai. Ah, in un certo senso noi sappiamo tutto, cioè nel senso lo sappiamo dentro di noi, la risposta è là, è solo che a volte scegliamo di non accettarla. Quando sei romantiche. Facciamo uno zoom. A caso proprio. Sì. Ma... sì, ma non è quello, compa. Già, è scappato. Sì, è il culetto che ti piaceva a te. No, dove andate? Guarda che bel culetto c'ha sto signore, proprio, guarda, guarda che bel pancione, proprio romantico. L'omosessualità. Sensualità a corte. L'uovosessualità. Gli uova sono veramente belle. Gli uova. E quella forchetta? Cosa ci sarà lì a nascondere? L'ha lasciata? Chi perché l'ha lasciata? Perché sopra e non sotto il pavimento? Cosa ci vorrà mai dire? Forse era stanco delle patatine che aveva ingurgitato? E cosa c'è accanto? Un anello di plastica? Un braccialetto? Da qualche parte un indiano d'America sta piangendo? Una guarnizione di un tubo di coagulanze? E dopo questa notizia bomba è tutta. Ciao.